Allora, intanto premetto che tu dicevi il cinema italiano, che fa il cinema mondiale, sì, certo. E coppie di registi che sono qua sempre fratelli, storicamente, cioè probabilmente è l'unico modo di fare un mestiere singolare, no? In maniera collettiva. No, in realtà sì, è vero che noi ci firmiamo Manetti Cross, non Marco Antonio Manetti, però poi in realtà nessuno dice Paolo Vittorio Taviani, dice fratelli Taviani, poi loro si firmano Paolo Vittorio Taviani, quindi forse abbiamo solo in questo modo strano di Cross, a quale corrispondo, abbiamo cercato di anche nei titoli scritti dire quello che, per come si parla, si dice fratelli Cohen, si dice noi di fratelli Lumière, però detto questo a noi ci piacevano due cose, no? Uno, ci divertiva citare in qualche modo quella cosa che allora negli anni, fine anni 80, anni 90, quando ci siamo iniziati a chiamare così, il videogioco Super Mario Bros. C'era un po' questa cosa. Molti pensano, molti pensano che da Warner Bros. No, da Super Mario Bros. Direttamente. E anche un po' è questo suono Bros che fa un po' ditta, no? Fli in italiano sarebbe, no? Invece di fratelli, Fli. Però Fli suona male, Bros suona meglio. Quindi è un modo di sembrare una ditta, quindi sì, in qualche modo hai ragione di suonare come un'entità unica. Senti, voi avete cominciato con i videoclip, ormai siete affermati registi di cinema e di televisione, però insomma avete una lunga storia di autori di videoclip con musicisti, cantanti di vario genere, quindi le due passioni, l'immagine e la musica, insomma, sono nate insieme, sono proseguite insieme. Allora, guarda, inizio io, nel senso che sono un po' pignolo, nel senso che non è esattamente esatto di quello che abbiamo iniziato, siamo, uso questo termine, siamo diventati famosi con i videoclip, in realtà abbiamo iniziato col cinema, con dei film, e dopo abbiamo cominciato a fare i videoclip ci hanno dato più notorietà, quindi chiaramente i videoclip sono stati anche un mestiere e in qualche forma, soprattutto per noi come coppia, una gavetta. Più che altro, questo non toglie che noi abbiamo una grande passione per la musica, insomma, come lei è chiarito, non è che la passione che ci ha portato a fare videoclip, noi siamo sempre sentiti registi di cinema, però quando insomma non c'era lavoro per noi come registi di cinema abbiamo fatto un po' di videoclip e questi videoclip credo che ci abbiano reso famosi perché proprio abbiamo sempre un approccio da cinefilo al videoclip, quindi i nostri video musicali ci avevano 90% dei casi delle storie, no? E questa gavetta di aver raccontato delle storie in 3 minuti, senza parole, sotto una canzone, ci ha dato tanto, secondo me. Però è vero che noi siamo anche appassionati di musica, effettivamente si vede nei nostri film, nel senso che non si prescinde mai, no? Da un rapporto molto stretto con la musica nei nostri film. Quindi sì, c'è una doppia passione, però forse tripla e quadrupla, perché abbiamo la musica, la pittura, la letteratura, il fumetto, il teatro, siamo tutte appassionati. Tutte cose che si perdono nei vostri sì, film. Sì, è chiaro che il lavoro di Filippo, per quella domanda, è stato una gavetta cosa, è quello per, diciamo, fare in modo che la coppia funzionasse, no? Ci siamo, perché è difficile poi lavorare in coppia a registi, e quindi abbiamo tanti anni, abbiamo tantissime cose, facevamo tanti video ogni anno, quindi eravamo sempre sul set. Ma è vero anche che ci ha aiutato tantissimo nell'esperienza del lavoro con la musica, nonostante siamo appassionati di musica, noi non pensavamo nella vita di lavorare con la musica, no? Invece attraverso il videoclip abbiamo lavorato, siamo capitati a lavorare con la musica e le abbiamo usate poi i nostri film. Ora i nostri film non possono prescindere dalla musica. Per ultimo, insomma, Amore e Malavita, appunto, che c'è, si proietta stasera qua, che è chiaramente il film musicale, l'apoteosi, la musica è più protagonista. Sì, è un genere, tra l'altro, una commedia musicale che in realtà si fa più in teatro che nel cinema. Sì, sì, io addirittura direi un musical, nel senso che quello che è stato nuovo per noi, che come dici tu giustamente, la musica c'è un po' sempre, no? Nelle nostre cose, lì la musica addirittura porta avanti la storia, no? Le canzoni, quindi è stata un'esperienza bellissima, difficile, perché quindi rispondo in qualche modo a perché si fa solo in teatro,
si fa sul teatro soprattutto con testi già esistenti, perché in realtà noi ci siamo resi conto facendo, non stata facendo, che fare un musical è difficilissimo, perché fare un musical bisogna scrivere delle canzoni che abbiano un testo che porta avanti la storia, perché quello è, secondo noi, almeno il musical serio, no? Perché si può fare un musical dove ogni tanto si interrompe e si canta una canzone. Noi volevamo che la canzone, cioè che la canzone fosse parte del dialogo del film, no? Che quindi ci sono dei passaggi della storia del film. Questo è uno sviluppo narrativo. Sì, che proprio non si capisce, qui tolte le canzoni non c'è una gli manca una quantità narrativa, sì. No?